Pezzi d'Italia con Igor Pezzi. Carissimo Alex, buona giornata a tutti, buon pomeriggio, benvenuti anche in questa bellissima rubrica Pezzi d'Italia nel mondo. Ebbene, oggi abbiamo una bella scoperta che fu fatta nel 1835. Ma pensate un po', quella cosa che tutti quanti conosciamo, che tutti quanti usiamo ogni giorno, che le città ne sono piene, l'automobile. L'automobile naturalmente va avanti grazie a un motore a combustione interna. Pensate che il primo motore a combustione interna risale al 1835 da Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, due meccanici fondamentalmente italianissimi che hanno prodotto il motore a combustione interna, cioè quello dell'auto. Poi nel 1909 per la Fiat fu l'ingegner Giovanni Enrico a brevettare un motore un po' più moderno rispetto a quello precedente. Però, cari amici, il motore della nostra automobile è tricolore, ha DNA italiano, e pensate un po' che tutto il mondo ovviamente ne fa uso. Pensate quanti tesori, quanti cervelli ha prodotto il bel paese. È tutto per oggi, grazie ad Alex e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao. Pezzi d'Italia con Igor Pezzi.